stata la 13ª vittoria, non era facile, si sapeva, il Bocale ha trovato il guizzo giusto alla fine del primo tempo, poi è stato bravo a difendere il vantaggio, non è riuscito a approfittare del contropiede, forse anche a causa del vento contrario, però non è anche stato in grado di non soffrire mai praticamente nel secondo tempo, di non rischiare di subire gol. Sì, io e te ne avevamo parlato giovedì della difficoltà di questa gara. Una gara difficile perché ti giocavano 10 dietro la linea della palla e quindi non è facile giocare. E con questo vento che effettivamente cambiava le traiettorie, alterava quello che era le giocate di prima, alterava quello che erano le varie situazioni di gioco, quindi è chiaro che tu se queste partite riesci a sbloccarle subito, giochi in un altro modo. Noi obiettivamente parlando il primo tempo meritavamo di fare 4 gol perché abbiamo avuto 4 volte la palla, 2 volte Laurendo, una volta mi pare Barbu e l'altra volta Ferdinando Guerrisi, insomma poi abbiamo fatto gol e poi non sono forse d'accordo con te per la prima volta quando dici abbiamo difeso, ma abbiamo attaccato noi perché abbiamo avuto altre 2-3 palle gol con Babbuio che oggi stranamente è stato al di sotto della sua possibilità e qualche altro, però non abbiamo mai subito nessun tiro in porta se no qualche tiro da qualche rinvio da centrocampo. Allora, avete fatto l'impossibile per cercare di evitare questa sconfitta, probabilmente nel secondo tempo avete anche un po' pagato l'inferiorità numerica perché fisicamente forse alla fine siete arrivati un po' stanchi e il Bocale non ha avuto grossi problemi soprattutto negli ultimi 15 minuti a contrastarvi e a non correre rischi per l'eventuale pareggio. Ma non è che siamo arrivati stanchi, giocare con una squadra come il Bocale per 50 minuti in 10 uomini onestamente era quasi normalissimo un po' di calo fisico. La partita si è decisa a 2 minuti dal termine, che c'è stata contemporaneamente l'espulsione nostra e il gol loro su un calcio da fermo. Là secondo me si è decisa la partita. Di conseguenza il secondo tempo, giocando contro una corazzata come il Bocale, un po' di stanchezza era normalissima, come vedo io il calcio, tutto qua. Comunque anche l'Africo nel secondo tempo avrebbe potuto rischiare, come è successo ad altre squadre, di venire colpite in contropiede dal Bocale. Evidentemente avete studiato bene la lezione, non avete mai concesso la difesa alta agli attaccanti avversari e quindi anche il Bocale si è trovato in difficoltà di fronte a quella che comunque a tutt'oggi, lo dicono anche i numeri, è la più forte difesa del campionato. Ma sicuramente, infatti a fine primo tempo si è discusso nello spogliatoio di non dare spazio a questa gente che in avanti è gente rapida, è gente che sa il fatto suo. E basti considerare una cosa, che Postorino, che l'anno scorso è stato il capocannoniere, non so, là vicino, gioca in panchina. Noi abbiamo dovuto mettere Vincenzo Aquino, centravanti, nel secondo tempo. Questa la dice lunga sui valori delle due squadre.